Permesso, attenzione. Passi sono questi, c'è la sospensione che opera di diritto, quindi non dice questa sentenza, ma non c'è la parte che ci interessa. Non c'è? No, non lo so. Non è questo che mi diceva? La sua eventuale elezione, quindi è candidabile Luca, secondo il TAR Napoli, prima candidabile, sì, ma la sua eventuale elezione ricade sotto il regime sospensivo, l'articolo sotto quello sospensivo della cioè, ce l'avete, è la nostra pagina, è diversa la numerazione, ma ce l'avete, okay. Sotto quello sospensivo dell'articolo si fa fare una foto di questa pagina, ma c'è la c'è scritto qua, la sua eventuale selezione non ricadrebbe sotto il regime dell'articolo 6, sì, ma sotto sì, quello sospensivo, no. Vieni Davide, e poi c'è la parte importante di quelle salta. Quale? Allora, posso che le conseguenze della sospensione di diritto, eccolo qui, dalla carica, la situazione in cui verserebbe il dottor De Luca se eletto, quindi questa è la sua situazione, articolo 8, sono regolati articolo 3, nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, fatte salve le decisioni, non sono computati ai fini della verifica del numero legale, della, per la determinazione di qualsiasi forma maggioranza qualificata. Non può, perché il presidente non può essere sostituito, quindi di fatto il consiglio è legittimo, ma non può operare, quindi sarà l'altro. No, assolutamente. Anzi, sulla nullità, lei ha capito, anche il TAR si è espresso. Perché dicendo per mera completezza si è riferito all'articolo 7 dell'era di carica, dimostra che la conseguenza dell'indagabilità del presidente eletto non è la candidazione dell'intera competenza, bensì la nullità dell'elezione dell'interessato. Si è posto anche questo problema dell'articolo 7, sempre la stessa, sì, si è posto anche questo problema. Eccolo, quindi tutti i gatti di Luca sono nulli, perché lui è sospeso di diritto dalla data di proclamazione, anzi lui è sospeso, no, ma lui perciò non entra, lui, noi lo stiamo dicendo a Renzi da 3 mesi che lui è già stato sospeso dal prefetto di Salerno, quando era sindaco di Salerno, e questa sospensione dura 18 mesi, quindi se lui non può fare il sindaco di Salerno, come viene a fare? Quindi, cioè, scusate, ma poi ci sono dei vizi proprio di dignità dalla sentenza di TAR Napoli che lo hanno appellato. E poi questo l'abbiamo fatto noi, non hanno appellato. Quindi adesso hanno bisogno, questa di maggio, prima delle elezioni, l'8 maggio, quindi loro hanno bisogno di questa strategia politica del decreto legge, però secondo noi, non gli diciamo cosa, non saranno in grado di sanarlo, non sono nemmeno capaci di farlo, no. Perché sappiamo perché loro non la saranno, non sono capaci tutti questi illustri. Siamo già in registrazione, ci sono dei problemi, la foto. Siamo già in giro a fare Oreste Agosto, io lo conosco bene perché l'ho fatto decadere, ne abbiamo impiegato 2 anni per farlo decadere, perché tra strategie, rinvii, purtroppo anche incidenti strani, la magistratura è andata lenta, quando poi le cause elettorali si devono risolvere in 3 mesi. Noi abbiamo impiegato
2 anni per cacciarlo abbiamo lavorato su di lui. La questione su lui, 30 anni dopo del consiglio comunale nel quale non può entrare, c'è il processo cresce da Salerno, c'è un diesa il 30 giugno, lo sa questo? Il 30 giugno lui c'è il processo Grecia che sta andando avanti. Lui è imputato nel processo. Io l'abbiamo fatto presente in aula. Lo sa Grecia? Per quel mostro che ha creato nella. Cioè, il comune di Salerno ha fatto la lottizzazione abusiva. Cioè, il primo comune italiano che fa la lottizzazione abusiva. Perché di solito sono i privati che fanno la lottizzazione abusiva. Lui ha fatto oltre l'abuso anche la lottizzazione abusiva. Il crescere di Salerno, non è un'altra cosa. Lui il 30 c'è il processo, deve andare, invece di entrare in consiglio, deve andare in tribunale, al penale di Salerno. Di che cosa stiamo parlando? Noi abbiamo impiegato 2 anni e sono sicuro che Renzi, la sua autorevolezza, con tutti questi, a me dispiace che vengano espressi dei pareri. Perché io seguo i miei maestri, però vedo quando esprimono dei pareri e mi fanno cadere le braccia. Se un condannato già sospeso dal prefetto può entrare in consiglio comunale, quindi i vicini possono essere tranquillamente legalizzati e sono no, perché non hanno avuto mai il coraggio di dire pro verità. Sono di parte, sono pareri che vengono pagati chiaramente a noi professionisti. E Renzi, sono sicuro che non sarà capace nemmeno di fare il decreto legge, perché il decreto è dei pareri dell'avvocatura pubblica e privata, sono delle parti. Poi dicono i pareri che devono fare il ministro dell'interno, non è un parere, come diceva Valerio, è un sentito. Cioè Renzi vuol chiamare per telefono Alfano, dice che lo sospendiamo, sì, sospendilo. Questo è, non è un parere. Quindi tecnicamente non sanno nemmeno la legge e soprattutto saranno incapaci di sanare. Le posso dire, è perché sì, perché noi abbiamo non lo posso dire perché sennò gli aiuto. Ci dia un indizio. Noi abbiamo già, purtroppo 5 minuti fa, sì, 5 minuti fa abbiamo già, dica, abbiamo già pensato una strategia, però non la possiamo dire. Se ne esce solo una persona. Questi soggetti politici della vecchia politica come Renzi giocano sempre sul fatto compiuto. Ho fatto questo palazzo, vabbè, ma adesso lo dobbiamo sanare. La stessa logica De Luca la porterà qui, l'unica differenza che in questa, mentre a Salerno da 20 anni non c'è un'opposizione, qui abbiamo alla Regione Campania il Movimento 5 Stelle. Allora non è un rottamatore. No. Renzi deve stare attento anche alla sua poltrona, questo lo posso dire, sempre in termini legali, può stare attento alla sua poltrona. Restauratore della Sierra Gym. Secondo me sì, una legislatura che parte così delegittimata. Scusate, la partecipazione esce soltanto con una legge ad persona, ma non risolverà il problema. Non risolverà il problema. Questo lo potete scrivere, l'ha detto l'avvocato, questa cosa lo posso dire perché conosco l'ordinamento. Maria! Tra l'oretta siamo sul grande non posso dire delle cose. Iniziamo questa avventura. Partiamo alla grande con le spalle coperte da tutti quanti voi che dovete continuare a lavorare. Ciao. Sono state dette parole, molto pertinenti, Maria, nella conferenza parole molto pertinenti. Nel rispetto della legalità, noi stiamo qui. Dici. No, lui li prende tutto. Faccio venire qua. Bella la frase.
frase che ha detto Valerio, ha detto adesso appena che hanno saputo che siamo dei noi stanno distruggendo tutto il materiale informatico. Va bene, ma non è che non c'è traccia, eh? Non è che così distruggono, la traccia c'è se vogliamo andarci la traccia, la cercheremo. Ma già sei riuscissimo, già da adesso non fargli fare più cattivazioni, sì. Guarda la bicicletta, vai vai, certo certo, Maria. Però ognuno di loro porta. Aspetta che vado un poco da qua. No, stai, stai, stai. Stiamo riprendendo a tutti a 360 gradi. Scusa, allora a questo punto vai, siamo sia in ripresa video, se vuoi in contemporanea, se vuoi scattare le foto basta che clicchi anche su di una fotografia e scatti. No, ma è bene che torna a casa del password da 10 minuti, faccio un attimo l'intervista. Ciao. Ma che sono la porta? Perché mi devi questo? Ma l'hanno vista, qui sta facendo una battaglia straordinaria. Ah, sta pure la più a voce, stai pure registrando? Certo, 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 siamo in registrazione video, foto, siamo sul grande web. Riprendi tutto, bravo Gennaro. Saremo il presidio della legalità di questa regione. Già operante
la tua pancia adesso è iniziata con tantissime forzature, a partire dal mio scambiare a qualche cosa, un legittimo e continua con la stessa forzatura più grave, e quindi se schiaffo la sanità, se schiaffo la forzanza di cittadini davanti alla legge, cerchiamo di fare la legge a forza per Luca che lo salvi e gli consente di uscire. Noi saremo un po' guardi di questa, non consentiremo questa situazione. La situazione gravissima che si è determinata è quella di un falso sistema. Pensiamo che mentre qua siamo a discutere di quanto ci siamo venuta, anche il commissario Craig dell'Europa ci dice che rischiamo di perdere i fondi europei della prossima programmazione settimana. Questa è la situazione che si trova la Commissione. Purtroppo non c'è soluzione a questo impasse costituzionale. E Luca non può fare il presidente, non può compiere nessun atto, non può mettere piede il Consiglio regionale e quindi anche il Consiglio regionale, perde di legittimamente, non può lavorare. L'unica soluzione a questa fase sarebbero nuove elezioni con un dispendio di soldi pubblici di cui si assumerà la responsabilità diciamo in questa situazione. A mio punto di domanda, sì, però adesso proprio no, loro hanno il numero, no, il numero di tutti che io parlo. Vi dico di che si tratta, da 5 anni ho fatto un provvedimento di alla grande Valeria. Partiamo alla grande, Vincenzo. No, ma parole semplici e vogliamo andare efficaci. No, Daniele! Reporter d'assalto! Ciao Antonio! A mo che sto qui, pigliate la fotografia di tutti e sei. Ah, e come ci fa per avere? Non la pubblico, diciamo, mo che vado a casa, la metto in pubblicazione. Su Facebook? Certo. Allora, anche i video, Vittorio, metto tutto su,
pubblico tutto, non mi raccomando. Su Facebook? Facebook, certo. Non certo. Su metà. Su Facebook. Ok. Ma le metto a tutte e due parti, Vittorio, sia su Facebook che sul Meetup. Hai capito? Sì, ho capito. Speriamo di riuscire a... Certo, certo, non ti preoccupare. Ma voglio non ci scappa niente, vai tu. Senti, ma questi con la giacca, pensi, chi se... Pure Vittorio, il mio è Vincenzo Viglione, il nostro Viglione, che è entrato, Viglione, Vincenzo, è entrato proprio portavoce nostro, che è entrato in regione, assieme a Maria Muscarà. Ciao bello. Ciao Giulietto. Ma tu i grilli saltano, tu non salti mai. E che riprese che ti ha fatto? Mamma mia. Proprio in primo piano. Alto, ma però ad atrasi pure in tuo quadro, vai tu, se no non ci sta. Aspetta che faccio mettere pure a quinto quadro. Chiama Valeria. No, lascia stare, se non ho finito già. No, stai riprendendo un attimo. Grande Gaetano, Musella. Musella, sorridi, il mitico Musella, l'uomo dei gazebo, è lui, sorridi. Ma lei mi sono dimenticato, pure un attimista, la ragazza. La ragazza con la scena. Mi sono dimenticato. Perdonami, ma mi sono dimenticato di te, il tuo nome. Tu ovviamente sei nativista, ma mi sono dimenticato il tuo nominativo. Io sono Fiorella, lavoro con Roberto. Ah, brava, brava. Ti ho visto pure quando abbiamo fatto la finitura della campagna elettorale. Poi i nomi di tutti quanti me li dimentico. Stai invecchiando, ragazzi. Stai invecchiando. Ragazzi, stai invecchiando ormai. I neuroni sono deboli, le sinapsi sono indebolite. Mamma mia, guarda, ma c'è un caldo micidiale, ragazzi. No, è chiaro, 10 luglio. C'è un caldo micidiale, cioè ci dobbiamo mettere un po' all'ombra. Siamo stati all'interno, dico. Cicotti, Antonio. Insomma, al sole non si può stare proprio. Entrano? Penso di sì. Un vero e proprio book fotografico. Mamma mia, almeno stanno loro dicendo fotografi, filmati, non si capisce niente. Bimbo. Carmine, mi dai un momento? No, da un momento. Gennarone. Ah,
Antonio, Gennaro, allora la grande. Gennaro, questa mattina ti vedo molto attivo. Attivo, attivissimo. Attivissimo. Peggio degli altri giochi. Sì, sì. Si vede che sei proprio elettrico. Ma sì. Ciao Maria, ciao bella. Super, ovviamente, con fotografie e video, ovviamente. Andiamo direttamente sul grande web. Ok, ho detto lì. Siamo maglietta monocolore, non è possibile, vattene via, non possiamo stare, cioè, tu hai la maglietta monocolore. Musella, hai voluto pure Musella. Anche se sono